Signorina! Guardate che bello! Ha degli occhi bellissimi. Sembra molto intelligente. Come sta? Ha riportato delle lesioni gravi all'arto inferiore. Temiamo possa perdere la gamba. Le avete già detto della madre? Aspettiamo la psicologa. Lei la conosceva? Tossicodipendente, senza un lavoro fisso. E adorava suo figlio. E con lei cosa pensate di fare? Il padre non l'ha mai conosciuto e non ci sono altri parenti. Stella. 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 Vabbè, non è che ho fatto la scuola alberghiera. Non ho fatto nessuna scuola. Più che altro mi vengono bene i dolci. Lo so. L'altra sera, per caso, mio marito ha cenato nella trattoria dove lavori tu. Dice che una torta al cioccolato buona come la tua non l'aveva mai assaggiata. Mi serve un capo pasticcere. Ti va di lavorare qui? Sta scherzando. Lei è un grande chef. Questo è uno dei migliori ristoranti. Conosco il mio ristorante. Parlami di te piuttosto. Non so cosa hai fatto, da dove vieni. Non ho fatto granché finora. A parte un mucchio di cazzate. Me la sono sempre dovuta cavare da sola io. Diciamo pure che ci sono cresciuta da sola. Non c'era nessuno a dirmi come si fa. E poi lì ho incontrato... Ho incontrato le persone sbagliate. Sì, si dice così, no? Le persone sbagliate. Sbagliate. Forse sono io quella sbagliata. Sono io quella sbagliata, non so. Io non lo sapevo. Non immaginavo, lui era un pregiudicato. Io mi trovavo lì in quel momento, non potevo fare altro. Non lo potevo sapere. È stata una leggerezza. Che ti è costata 3 mesi di carcere per favoreggiamento. È tutto a posto. Volevo solo essere sicura che tu non mi dicessi bugie. Vuol dire che mi assume lo stesso. Una vita difficile non è una colpa. In effetti non dovrebbe essere nemmeno un alibi. E poi a me piacciono le persone che lottano. Posso chiedere una cosa? Quello? Cos'è? Quello è stato l'ultimo regalo che mi ha fatto mia madre. Da quel giorno forse sto solo cercando di meritarmelo.
she's the door. She can't be alone. Stephanie says, Stephanie says, but doesn't hang up the phone. Hang up the phone. What seashell sea is calling me from across the world? But she's not afraid to die. The people all call her Alaska. Between worlds, so the people ask her, 'cause it's all in her mind. It's all in her mind. They're asking, is it good or bad? It's such an icy feeling. It's so...